Ragazzi, quanto tempo era che volevo con grande voglia e trepidazione parlarvi di questo videogioco? Veramente tanto. Per chi mi conosce da un po' di tempo sa che in generale l'ambito gaming non è esattamente uno degli argomenti più gettonati per l'appunto di questo nostro spazio. Però saprete che quando ne ho parlato di titoli nello specifico è stato principalmente per l'appunto sull'ombra della guerra. Dedicando un video reaction sia al primissimo trailer che venne buttato fuori, sia un video sul corposo gameplay che la Monolith buttò fuori qualche tempo dopo. L'hype era veramente alle stelle e le aspettative alquanto alte. Quindi ora, pede alla mano, è venuto il momento di vedere se questo nome della guerra è riuscito o meno a rispettare le aspettative. Però vi posso subito anticipare che se avete amato l'ombra di Mordor, questo ombra della guerra vi farà impazzire. Ma oggi ne parliamo un po' meglio, ovviamente dopo la sigla. Eccoci qua finalmente. Posso tranquillamente affermare che, ad oggi, l'ombra della guerra, dopo diverse ore di gioco approfondito, è diventato, senza alcun dubbio, uno dei miei 5 titoli preferiti di questa attuale generazione di console. Ragazzi, davvero io cercherò di portarvi una recensione tra moltissime virgolette più oggettiva possibile, però sappiate che non riuscirò a esserlo proprio fino in fondo, perché davvero l'ombra della guerra mi ha rapito il cuore. Ma andiamo con calma. Dopo ben 3 anni di sviluppo dal suo primo grande successo, la Monolith riesce ancora una volta a fare centro. Tutto ciò che di buono avevamo visto nell'ombra di Mordor, qui nell'ombra della guerra, viene totalmente esploso e arricchito in una maniera inverosimile, apportando dei miglioramenti sotto quasi tutti i punti di vista. Quasi come se i Monolith avessero voluto prendere l'ombra di Mordor come scheletro su cui sopra costruirci un nuovo organismo molto più evoluto. Anzi, vi dirò di più, se prendete in mano l'ombra della guerra e ci accostate un gameplay dell'ombra di Mordor, sembrano quasi 2 giochi diversi per come il primo è stato ampiamente arricchito e sviluppato. Ma entriamo un po' più nello specifico, andiamo ad analizzare i punti principali, almeno quelli che secondo me sono i principali, che caratterizzano qualsiasi gioco, questo compreso ovviamente. Partiamo dalla prima cosa che salta subito all'occhio, ovvero la grafica. Qui purtroppo possiamo assistere ad un leggerissimo peggioramento rispetto al passato. Con questo cosa voglio dire? Intendo dire che, almeno su console, il reparto grafico non riesce veramente molto a brillare. La qualità delle texture e il livello di dettaglio generale qui purtroppo è stato volutamente rimarcato un po' verso il basso. Quasi addirittura siamo un piccolo gradino inferiore rispetto al titolo di 3 anni fa. E mi rendo conto che detta così potrebbe sembrare un paesaggio disastroso, però riesco a capire il perché i Monolith abbiano voluto fare questa scelta, perché fidatevi, la quantità poligonale presente a schermo è impressionante. Tra decine e decine di orchi che si muovono a schermo, le città, gli altopiani, i dislivelli, gli effetti di fuoco, tutte le armature che si devono muovere contemporaneamente e fortunatamente senza alcun calo di frame, almeno per ora, riesco a capire perché abbiano dovuto necessariamente fare un compromesso: fluidità oppure qualità grafica. In questo caso hanno scelto per la prima, ovvero una fluidità almeno a 30 fps, ma che rimane granitica, a discapito ovviamente del dettaglio grafico, che nell'insieme purtroppo non rende un colpo d'occhio così piacevole. Quindi diciamo che sotto questo punto di vista si poteva fare decisamente meglio, però insomma riesco a capirli. Ma fidatevi ragazzi, da qui in poi è solo grasso che cola. Passiamo infatti alla colonna sonora. Qui mi sento di dargli un 8,5, assolutamente degne del mondo di gioco a cui questo titolo fa riferimento, ovvero l'epopea di Tolkien. Delle sontuose orchestre sinfoniche vi accompagneranno egregiamente in ogni singolo anfratto di gioco. Dalla fase esplorativa alla battaglia sarete sempre accompagnati da questa melodia che vi cullerà come poche. Veramente promossa, promossa assolutamente. Ora iniziamo ad andare veramente sul corposo, ovvero il gameplay. Io qui, ripeto, forse sarò spinto dall'eccessivo entusiasmo, perché comunque questa è una recensione a tiepido, diciamo, né a caldo né a freddo, a tiepido. Però, cavolo ragazzi, mi sentirei davvero in colpa a non dargli un 9,5. Tutto quello che avevamo visto nel precedente capitolo, titolo che io personalmente ho adorato, seppur anche quello non perfetto, qui viene amplificato e fatto brillare ancora di più. Statistiche,
equipaggiamenti, abilità, uccidere o dominare capitani e generali che vi daranno non poco filo da torcere, sgominare fortezze, cavalcare bestie magnifiche, uccidere capitani e spettri leggendari. Insomma, c'è veramente tutto quello che si poteva desiderare. Però tutto questo ben di Dio potrebbe potenzialmente crollare se non supportato da una trama di gioco degna di nota. E anche qui, ragazzi, cadiamo perfettamente in piedi, perché qui mi sento di dare alla trama un altro 8,5. Certo, pur con tutte le licenze poetiche del caso, la lore del mondo di Tolkien non è mai stata talmente piacevole da esplorare. Centinaia di riferimenti al Signore degli Anelli, al Silmarillion e allo Hobbit, in una trama abbastanza lineare ma comunque ben intrecciata tra vicende, personaggi ed eventi, in cui soprattutto i due nostri personaggi che abbiamo imparato a conoscere, ovvero Talion e Celebrimbor, che vengono presi per essere anche loro evoluti nelle loro caratteristiche e personalità. Davvero non ci possiamo lamentare. Per ultimo punto, il divertimento. Anche qui un 9 è doveroso. Se l'Ombra di Mordor l'avete trovato anche solo un minimo piacevole, qui impazzirete. Sarete costantemente invogliati a esplorare la zona, a conquistare fortezze, ad uccidere orchi, a migliorare le vostre capacità, con una quasi perfetta evoluzione del personaggio che vi spingerà sempre e comunque a cercare una sfida più impegnativa e che possa mettere alla prova le vostre caratteristiche e capacità. Davvero, un gioco che riesce a prenderti così tanto, faccio gran fatica a ricordarmelo. E per concludere parliamo della longevità. Anche qui si becca un 9. Le mappe di gioco sono talmente sature di cose da fare, da scoprire, da trovare, che potreste potenzialmente perderci decine e decine di ore. Anche non tanto per uccidere orchi e aumentare di livello, ma anche semplicemente per camminare, farvi una corsetta allegra tra le aree geografiche tutte diverse e ben caratterizzate, dalla fortezza all'accampamento sottoterra alla foresta. Fantastico. E giusto per farvi capire, per concludere il primo atto di questo gioco, almeno io ci ho perso sopra 22 ore. Le ho contate, veramente. Quindi fate un po' voi. Bene, abbiamo analizzato ogni singolo aspetto di questo videogioco, ma volendo parlare in maniera un po' più generale, quali sono a mio parere tre grandi pro che caratterizzano questo titolo? Volendo parlare in sommi capi, come primo punto a favore mi sento di promuovere l'evoluzione che c'è stata dal primo capitolo. Questi tre anni di attesa sono veramente ben serviti a Monolith per concentrarsi a migliorare il lavoro precedente sotto qualsiasi punto di vista. E davvero faccio una gran fatica a ricordarmi un sequel che sia stato così tanto arricchito e perfezionato dal capitolo precedente. Un lavoro che si vede sin da subito essere stato fatto con tanta cura e tanto amore da parte degli sviluppatori della Monolith. Complimenti. Un altro punto a favore è la linea narrativa che questi videogiochi hanno iniziato a prendere, che, ripeto, pur non essendo estremamente fedeli a quello che ha dettato Tolkien in passato, comunque riescono a ritagliarci uno spazio tutto loro, credibile e che soprattutto appassiona. Se siete amanti dei libri e dei film del Signore degli Anelli, io credo che questi videogiochi possano veramente fare al caso vostro. E per concludere, io credo che questo videogioco possa essere adatto veramente a tutti. Al gamer più casual, comunque saprà offrire tanto divertimento e tante cose da fare. Al giocatore magari un po' più hardcore, saprà comunque offrire un ottimo livello di sfida, soprattutto in alcune zone e con alcuni nemici. E fidatevi di questo, l'ho provato sulla mia pelle. Con lo stesso orco sarò riuscito a morirci come minimo 5-6 volte, perché in ogni caso, pur conoscendo i suoi pattern e i suoi schemi d'attacco, non sono riuscito a batterlo se non a settima volta. E non vi dico la soddisfazione quando l'ho letteralmente decapitato. Lo so, sono cose orribili da dire, però è così. Insomma, avete capito, divertimento e soddisfazione. Cosa volete di più? Passiamo ora ai tre punti generali un po' dolenti di questo titolo. Primo, il compromesso grafico che è innegabile, si fa sentire. Questo almeno su console, non posso parlare in assoluto nella versione di PC perché ho visto solamente quello che YouTube aveva da offrire, ma sono abbastanza certo che su PC questo punto possa essere tranquillamente cancellato. Però io, almeno attualmente, potendo riferirmi solamente al mercato delle console, devo dire che questo aspetto si fa sentire. Glielo perdono ai Monolith perché ho capito perché hanno fatto questa scelta, però oggettivamente è un difetto e deve essere fatto notare. Il secondo punto è un po' più personale, perché non mi sono estremamente trovato benissimo, almeno all'inizio, con l'interfaccia di gioco che è stata rinnovata, sia per quanto riguarda l'interfaccia di schermata normale di gioco, sia per quanto riguarda i menu. Personalmente mi ritrovavo davvero molto meglio con la precedente versione dell'Ombra di Mordor. Con questa
Insomma, è un po' più macchinosa, è un po' più elaborata e richiede un po' di tempo per essere capita e studiata in maniera ottima, per essere fruita in maniera più fluida. Insomma, dipende, ci vuole un po' di allenamento. E come ultimo punto, io credo che per riuscire ad apprezzare appieno la trama di questo secondo capitolo sia quantomeno necessario sviscerare un po' come minimo il primo capitolo, ovvero l'ombra di Mordor, perché certo all'inizio di questo vi fanno uno spiegone molto generale su quello che per l'appunto abbiamo visto nell'ombra di Mordor, per chi ovviamente non l'ha giocato. Però insomma, per chi non ha giocato il primo capitolo e si trova a giocare direttamente con questo secondo, potrebbe essersi perso qualcosa di molto interessante per strada. Quindi se ne avete la possibilità, recuperatevi il primo capitolo, giocatelo anche tutto d'un fiato, perché comunque l'importante è la trama principale, e poi giocate a questo secondo in maniera tale da avere un'esperienza completa a 360 gradi. Se non avete giocato l'ombra di Mordor, in questo potreste non cogliere e perdervi qualcosa, e sarebbe veramente un gran peccato. Volendo concludere, alla luce di tutto quello che ci siamo detti, che voto mi sentirei di dare a questo videogioco, L'ombra della guerra? Credo che un bel 9 pieno possa tranquillamente portarselo a casa. Matematicamente in realtà il voto sarebbe un 8,5, però voglio assolutamente premiare l'oggettivo impegno che si vede che i Modenit hanno voluto impiegare in questo videogioco, onde per cui arriviamo ad un 9 veramente molto meritato. L'ombra della guerra, almeno per me, è davvero tutto ciò che di meglio potevo aspettarmi, e anche di più. Un gioco sicuramente non perfetto, soprattutto almeno attualmente dal punto di vista tecnico, ma incredibile sotto qualsiasi altro punto di vista. Vi saprà offrire davvero tanto tanto divertimento, riuscirà ad intrattenervi e riuscirà ad offrirvi un buon livello di sfida. Cosa volete di più da un videogioco? Attualmente, tra tutti i giochi che ho provato quest'anno, L'ombra della guerra si è saputo attestare assolutamente come uno dei migliori. Lo straconsiglio davvero a chiunque, anche a chi non ha giocato il primo capitolo, anche se, ripeto, potrebbe perdersi qualcosa. Ma comunque, questo è un videogioco assolutamente da premiare, perché tra impegno, approfondimento ed edizione, i Monolith hanno saputo sfornare un prodotto di levatura quasi perfetta. Ragazzi, vi ringrazio di cuore per aver dato e forma ai miei sogni. Davvero grazie infinite. Ed infine, come ho fatto anche nelle recensioni precedenti, mi sentirei di consigliare un prezzo consigliato al pubblico, un prezzo che almeno personalmente ritengo essere adeguato tra quello che il gioco può offrire e quello che il gioco oggettivamente è. Penso personalmente che 60 euro per questo videogioco possa valerli tutti, davvero fino all'ultimo centesimo. Vedetelo come un investimento di intrattenimento veramente a fondo vincente. Vi è piaciuto il primo capitolo? Questo videogioco fa al caso vostro. Vi piace il mondo e la narrativa del Signore degli Anelli? Questo videogioco fa al caso vostro. O vi piacciono semplicemente i bei giochi fatti col cuore e con la testa? Questo videogioco fa al caso vostro. Vedete un po' voi. Ragazzi, questo era veramente tutto quello che potevo e dovevo dirvi su questo straordinario videogioco. Vi chiedo veramente scusa se mi sono ripetuto in alcuni punti, però cavolo, sono rimasto quasi totalmente abbagliato da tutto quello che l'ombra della guerra ha saputo offrirmi e che saprà continuare ad offrirmi per almeno, mi auguro, per decine e decine di ore, se non addirittura forse centinaia, perché davvero più lo gioco e più mi viene voglia di approfondire alcune dinamiche, di vedere dove riesco ad arrivare in alcuni punti di abilità e di uccidere orchi sempre più potenti per riuscire a livellare sempre di più. Davvero mi ha preso e credo che per i prossimi mesi sarò totalmente impegnato e fuori dal mondo. Però comunque dai, senza voler esagerare, vi consiglio caldamente di dargli una possibilità, perché sono sicuro al 99% che non rimarrete delusi assolutamente. Comunque, in ogni caso, mi piacerebbe davvero molto sapere qual è stata la vostra esperienza con questo videogioco. Come avrete potuto capire, il mio punto di vista è quantomeno euforico. Però mi piacerebbe anche conoscere il vostro. Se l'avete giocato, fondamentalmente, almeno per ora, questo videogioco vi sta piacendo o anche non vi sta piacendo? Lo ritenete migliore o peggiore rispetto al precedente su uno o più punti di vista? Secondo voi, cosa è stato fatto in maniera eccellente? O cosa, anzi, si poteva fare meglio? Se volete rispondere a queste riflessioni o volete scrivere qualsiasi altra cosa, qui sotto la bacheca dei commenti è completamente a vostra disposizione. Fatene buon uso, vi risponderò sempre davvero molto volentieri. Carissimi e carissime, qua il timer davanti a me segna 44 minuti di girato.
che per me sono scorsi fluidissimi, perché quando parlo di videogiochi come questi io ci perderei ore e ore e ore, ma comunque il tempo a nostra disposizione tiranno e credo che questo video possa tranquillamente concludersi qui. Grazie a tutti voi temerari che siete riusciti ad arrivare fino alla sua fine. A voi in particolare chiedo che, se questo video vi fosse piaciuto per l'argomento che trattava e per come è stato proposto, vi invito caldamente a lasciarmi qui sotto un bel mi piace, in maniera tale da riuscire a fare capire se questo formato di video potrebbe essere o meno di vostro gradimento. Ma ancora di più mi raccomando, commentate con tutto quello che volete, in maniera tale da arricchire il contenuto del video. Se questa è una delle prime volte che ci vediamo e sei interessato a questo contenuto, forse effettivamente non molto frequente, ma soprattutto anche agli altri che il mio canale ti può proporre, il mio consiglio è di dare una pigiatina qui sotto al tasto rosso. Come sempre, qui sopra nelle schede e qui sotto in descrizione trovate dei link che vi possono essere utili, anche dei link Amazon per poter sostenere gratuitamente l'attività di questo canale, nel caso specifico un link per andarvi a recuperare direttamente il gioco in questione, ovvero L'Ombra della Guerra. E in ultimo mi permetto di ricordarvi ancora una volta che se siete veramente interessati ai contenuti che il mio canale ti può proporre, qui sotto c'è la campanella delle notifiche. Se vi può essere utile, cliccate qui sotto e attivatele, in maniera tale da essere sempre aggiornati ogni volta che vado a pubblicare un video qui su questo canale. Lo potete fare sia da desktop che da mobile. Davvero ragazzi, io starei qua ancora a parlarvene ore e ore di questo straordinario L'Ombra della Guerra, però devo assolutamente tornare a giocare perché ho davvero troppe cose ancora da fare e lasciate in sospeso. Io vi ringrazio infinitamente per avermi seguito fin qui, spero di potervi rivedere in questo spazio il prima possibile. Sino a quel momento io vi ringrazio davvero ancora una volta e vi do appuntamento con un prossimo video, sempre qui su questo canale. Alla prossima e buon L'Ombra della Guerra a tutti.